Ciao a tutti, io sono Michela, una studentessa neolaureata e disoccupata. Io volevo dire la situazione che noi stiamo vivendo è veramente drammatica. Perché noi abbiamo investito tanti anni negli studi, comunque abbiamo sacrificato tanto per quanto riguarda il tempo, comunque l'eventuale guadagno che avremmo potuto ricavare in questi anni, e ora praticamente ci troviamo dentro un sistema che ci intrappola, nel senso che è un sistema che prevede stage, schiavitù legalizzata, perché comunque prevede che gli studenti e i neolaureati e i giovani eccetera lavorino gratis, lavorino ma non raggiungano mai abbastanza un'esperienza tale da poter raggiungere un lavoro che insomma permetta condizioni di vita degne rispetto a comunque gli sforzi che abbiamo fatto precedentemente. Molto spesso capita che di fare colloqui di lavoro per posizioni comunque inferiori rispetto alle nostre competenze e dover subire test psicologici vergognosi senza che comunque le persone si assicurino, comunque siano interessate alle eventuali conoscenze che noi abbiamo raggiunto. Secondo me in questa situazione dovremmo unirci tutti e informarci sui quelli che sono i diritti base dei lavoratori e rifiutarci di compiere, comunque di portare avanti, di accettare dei lavori che non assicurino questi diritti base. Questa è solo la mia riflessione. Ricominciamo il giro, così per non perdere tempo qua al freddo, che non sia tempo sprecato, visto che siamo venuti qua, ci siamo dati questo appuntamento e quindi è il caso di farlo fruttare, onde evitare di tornare a casa con un po' di rammarico. Sembra che abbiamo individuato, se non altro, dei punti che abbiamo in comune e che vogliamo condividere. Allora, qui tra di noi ci sono studenti che hanno iniziato 3 anni fa a dichiarare che loro non avrebbero pagato la crisi e hanno ragione di farlo. Ci sono studenti, oltre agli studenti precari, ci sono lavoratori che hanno perso il lavoro. Insomma, abbiamo un bello spaccato di società. Direi che, come qualcuno ha prima osservato, la situazione con il governo Monti non ha che da degenerare ulteriormente, perché se eravamo prima in uno stato in cui la politica non aveva nessun modo di determinare l'economia, con un governo tecnico questa affermazione si fa ancora più evidente. Allora io ripeto un po' l'appello che ho fatto prima: se anche a piccoli gruppi vogliamo provare a ragionare su delle azioni che si possono fare per evitare di pagare ancora più duramente questa crisi, perché tanto questo spaccato di società è quello che la paga, non la paga nessun altro. Allora cominciamo a rivendicare le cose di base, cioè quei diritti umani che appartengono a tutti. Cioè, la prima cosa, diciamo che abbiamo tutti diritto ad essere sollevati dal bisogno. Una volta che siamo sollevati dal bisogno, diciamo che possiamo cominciare a ragionare. Come siamo sollevati dal bisogno? Avendo tutti un tetto sulla testa, un posto caldo dove tornare la sera, dell'acqua da bere e qualcosa da mangiare. Questi sono i bisogni essenziali, quelli della piramide di Maslow, per intenderci. Se noi non siamo in grado di soddisfare questi, non siamo in grado di fare nient'altro. A questo proposito vi faccio notare che sempre questa giunta che ci è capitata, non lo so, penso la peggiore delle tragedie che potesse capitare, sta per privatizzare, ed è questione di giorni, altri servizi pubblici. Si parla della privatizzazione della GTT,
che a molti di noi fa comodo, perché comunque avere un abbonamento a un prezzo popolare come studenti precari, disoccupati, ci fa comodo. Quindi potrebbe essere un interessante dire al comune che noi non vogliamo che la GTT diventi una SPA, perché sfuggirebbe dal nostro controllo. Una società per azioni ragiona in termini di profitto, non va più in parità di bilancio, non ha più quell'obiettivo lì. Stessa cosa vale per la SMAT, che è l'azienda che ci fornisce l'acqua. Abbiamo fatto dei referendum, abbiamo dichiarato una volontà ben precisa, che è quella di avere l'acqua pubblica quanto bene comune, che sia pubblica e che rimanga tale, proposta del comune di privatizzare anche la SMAT e via dicendo. Quindi eventualmente pensiamo delle iniziative per da lunedì darci un calendario e martellare il sindaco e la giunta regionale affinché non prendano iniziative in questo senso. E se prendessero anche iniziative in questo senso, facciamo qualcos'altro, facciamo lo sciopero dei bus, ma non che non guidiamo noi bus perché non siamo noi gli autisti, però chiediamo agli autisti di fare, di interrompere questo servizio e noi dalla nostra parte non utilizziamo i mezzi, vediamo un po' che cosa succede. Questa può essere un'idea, ma magari voi ne avete di migliori. No, ma diamoci, ecco, dei compiti, dei piccoli obiettivi e soprattutto un calendario, perché la situazione è grave ed è imminente, non è che possiamo aspettare ancora mesi, anni, perché siamo dal culo e ce la stiamo prendendo senza vasellina. Salute.